noi adesso dobbiamo recuperare i giocatori, da Cinetti a Ievli, dobbiamo... Bastati parlare di tecniche, tattiche, moduli e tutto vari. Beh, il calcio è questo qua. Il calcio è questo qua, sono occasioni fatte e concretizzate, occasioni concesse, a volte ne concedi qualcuno in più che non fanno il gol. Ultimamente stanno concedendo molto poco, però il gol lo trovano, che se il primo è da rivedere, dovrei rivederlo, insomma. Nel secondo purtroppo abbiamo perso una palla centrale dove tutta la settimana avevamo detto di non giocarci perché loro aspettavano, ti portano dentro centralmente per ripartire, quindi dovevamo giocare per vie esterne e anche i primi due o tre fraseggi che abbiamo fatto erano riusciti proprio nelle giocate che quindi li avevo visti partire bene con le idee giuste, hanno fatto il gol dopo questi tre minuti e questo ha condizionato un pochino. Nel momento in cui ci siamo riassestati c'è stato il gol su Corradi, poi nella ripresa abbiamo giocato a senso unico allargandoli molto perché per via centrale non si sarebbe più passati e aggirando il loro sistema difensivo abbiamo messo dentro tantissimi palloni creando tante opportunità e probabilmente meritavamo sicuramente di non perdere, ma oggi va così, cioè le situazioni purtroppo in questo momento ci penalizzano e dobbiamo invece pensare positivo, cercare di continuare a crearne, concedere il meno possibile e stringere un po' le chiappette. Mi spiace anche per come si è perso e mi spiace anche quando a farci perdere non è solo la squadra avversaria e oggi mi sembra una di queste occasioni, però ecco, visto che lei ha anche oggi la squadra ha dato tutto, soprattutto nel secondo tempo si è visto, ma ecco, ho visto anche che ha cercato di inserire i nuovi, che ha cercato di coinvolgere tutti in un progetto che riparte. Ne ha bisogno di tutti, è chiaro che la condizione non è al top, però hanno delle caratteristiche che ci possono aiutare e noi adesso dobbiamo recuperare i giocatori, da Cinetti a Ievli, Lulli. È chiaro che noi siamo alla continua ricerca purtroppo nuovamente di equilibri tecnico-tattici, insomma, questo era anche logico dopo tutto quello che è successo, in più se ci sono defezioni fisiche o squalifiche come quella ad esempio di venerdì sarà quella di De Feudis, ci costringe sempre a trovare delle soluzioni e non è sempre facile essere competitivi con delle corazzate, anche se oggi abbiamo fatto una partita che comunque Cellarezzo è sempre stato dignitoso, propositivo e voglioso, adesso in questo momento non siamo ripagati dal risultato, però dobbiamo pensare positivo, non dobbiamo piangerci addosso, non dobbiamo cercare alibi anche a livello arbitrale o di situazioni, dobbiamo cercare di migliorare come abbiamo sempre fatto, lavorando come abbiamo sempre fatto, testa bassa, grande fiducia in tutti, ricompattarsi, diventare un gruppo solido, un gruppo unito, vecchi e nuovi, ormai siamo tutti dell'Arezzo e dobbiamo pensare solo a portare a casa la salvezza. Quindi Ievli è da considerare in rosa? Così il Presidente mi ha detto, quindi mentre considera il Ievli, il considero... Meno male, visto che certo. Di Feudis non ci sarà. Sì, lui viene comunque da un lungo periodo, no? Ha avuto un infortunio, ma tanto che non gioca anche lui, però è una carta in più, è uno che si è dato, è uno solido, noi dobbiamo trovare solidità e compattezza, e su quella ricominciare a correre, perché è ovvio che la salvezza diretta è lontana, siamo tanti punti. In alcuni elementi ho visto una differenza tra il primo e il secondo tempo della partita. Non in tutti, ma in alcuni elementi, a cominciare da Mosca, tanto non è vietato dirlo. No, anzi. Nel primo tempo è apparso svagato, poco concentrato, come del resto era successo anche a Pistoia. Invece poi dopo è quasi stato trascinato dalla squadra a trascinare a sua volta. Sì, siamo riusciti a servirlo in maniera diversa, no? Con palloni non più
verticali, ma dal fondo orizzontali, dove lui può far valere la sua grande dote, che comunque è acrobazia e forza fisica. Sì, anche alla fine del primo tempo gli ho chiesto che avevamo bisogno di del Mosca Vera, di lui, è chiaro che lo sa anche lui, insomma, per noi è un fattore trascinante e soprattutto anche in questi momenti qua, per i ragazzi che entrano, quelli che devono ritrovare la condizione, per gli avversari, perché nel momento in cui Mosca comincia a saltare un uomo, a entrare in area, a diventare pericoloso, gli avversari si abbassano di 15-20 metri. Noi abbiamo fatto un grande secondo tempo, posso dire davvero, da quel lato lì posso solo che complimentarmi con la squadra. Dovremmo ritornare a fare partite però nell'arco dei 90, perché in questo momento, nel momento in cui non abbiamo l'inerzia, paghiamo, ma basta veramente poco, perché a Pistoia in effetti ha fatto un tiro, oggi qualcosina di più, ma ne abbiamo presi due. Dobbiamo cercare, i numeri sono impietosi, perché sono... La matematica t'ammazza sotto questo punto di vista, no? Va al di là di quello che invece è il lavoro, le occasioni concesse, eccetera. Quindi bisogna essere dei freddi calcolatori in certi momenti e ragionare a 360 gradi quando poi vai a riconsiderare tutto il lavoro fatto durante la partita. Straordinario stamattina, l'ha detto. Saba non è una sorpresa. Non è una sorpresa, perché pur in una situazione comunque dove è stato tentato da tantissime sirene, ha sposato Piero la causa e ha già fatto una partita super, come domenica scorsa. E quindi noi dobbiamo basarci su questi uomini qui e portare e fare alzare il livello degli altri, dei ragazzi, anche dei giovani, comunque dei russi, dei bielorussi, che è ovvio che in un contesto come questi non è semplice giocare, non è semplice inserirsi e devono passare attraverso queste esperienze tali per poi arrivare a avere dei giocatori importanti. Chiaro che in questo momento qui l'esperienza...